Proseguono gli interventi sulle strade di Cremona da parte di alcune squadre di AEM per porre rimedio alla drastica situazione dell'asfalto dopo le recenti nevicate e le costanti piogge. Anche oggi le precipitazioni hanno reso difficoltosa l'operazione, che si è concentrata in diversi punti della città, in particolare in tangenziale, dove i crateri aperti rappresentano un grosso rischio per la sicurezza degli automobilisti. A guidare gli interventi il neodirettore di AEM, l'ingegner Marco Pagliarini. È inevitabile che dopo una nevicata si creino ovviamente delle buche, delle formazioni particolarmente diciamo ostiche per la viabilità. Oggi abbiamo due squadre, soprattutto posizionate in tangenziale sulle vie di penetrazione, dove abbiamo delle situazioni abbastanza critiche. Adesso stiamo riempiendo solamente con asfalto invernale, cioè quello che resiste in questo momento sulle buche più emergenziali. Poi ovviamente si rimanda tutta la bella stagione, perché solo col caldo si riescono a fare degli interventi definitivi e di risanamento complessivo, ovviamente tutto in funzione del budget che verrà messo a disposizione. In alcuni punti sono rovinati, in alcuni punti sono anche pericolose. Secondo me è stata la combinazione tra neve e pioggia che ha portato purtroppo a delle strade che sono diventate un po' un colabrodo in certi punti. È un poco malandata, ma questo è verso le villette, via Catevescovo. Ci stanno tutte quelle traverse che sono tutte con le buche a terra. Se non ti stai attento vai anche giù. Guardi, non ne parliamo, perché se trovo il sindaco io sono invalida, non le dico quante volte cado ogni 3x2 con queste strade.